Nel nostro paese la corruzione è dilagante, c'è stata una legge anticorruzione approvata ma che era solo un simbolo ma con poco contenuto, noi ne vogliamo di più. Due cose fondamentalmente sono essenziali e le riproporremo in Parlamento. Primo, la confisca dei patrimoni ai corrotti e ai corruttori, una volta per tutto. Chi corrompe, chi viene corrotto, gli deve essere confiscato tutto come nel caso dell'antimafia. La seconda cosa, il funzionario, l'amministratore corrotto deve essere immediatamente sospeso dal suo ufficio e non bisogna aspettare certamente la condanna di primo grado, perché dopo tanti anni avrà anche sistemato le carte e la farà sempre franca. È un fenomeno molto pericoloso che peraltro affonda le sue radici in un'economia malata, nel senso che è un'alterazione della concorrenza. C'è sempre nella corruzione uno che non ha un'azienda all'altezza delle aspettative e pensa di dover pagare qualche cosa per ottenere un appalto di beni o servizi. Da lì parte la corruzione.